Signora, lei ha proprio l'ufficio vicino proprio al capannone che sta bruciando. Innanzitutto, che capannone è, di cosa si occupano e che cosa ha sentito, cosa ha visto? No, di cosa si occupano non saprei, non sono informata di questo. Vedo sempre delle macchine parcheggiate all'esterno e un carrello elevatore che delle volte si muove, non so con cosa o se per fuoriuscire qualcosa, non so. E ho sentito a un certo punto, ero nella zona molto distante diciamo dalla zona che vedo adesso, e niente, ho sentito un grande botto, probabilmente era lo scoppio di qualche vetro, e tutto un momento già del fumo nero che si elevava. E a distanza di 10 minuti circa sono già arrivavano già i vigili del fuoco. È lei che li ha allertati? No, non sono io. Ho cominciato ad urlare, c'erano già degli addetti ai lavori qui che stavano arrivando per l'orario appunto dell'apertura del distributore e mi avevano detto che avevano già chiamato i pompieri.